Buongiorno, ora faremo la correzione dell'esercizio Project Work della seconda biennio. L'impianto consiste nella movimentazione di un pacco che deve andare da questa zona qua, chiamiamola zona A, fino a questa zona B, chiamiamola zona B. Qui abbiamo due cilindri a doppio effetto, il cilindro di carico e il cilindro di scarico. Li chiameremo per semplicità A e B. Voglio ricordarvi che si tratta di meccanismi dispositivi a doppio effetto, quindi sono bistabili. Un comando per uscire e un comando per entrare. Quindi, quando l'operatore di macchina cliccherà su questo pulsante, il pistone A uscirà e spingerà questa scatola in questa zona. Sempre che questa fotocellula rilevi la presenza del prodotto. Quando il pistone A è rientrato, deve partire un motore sincrono trifase che, collegato a questa ruliera, mi deve portare il pacco fino laggiù a fine corsa. Quando sarà arrivato in questa zona, ci sarà quest'altra fotocellula che, rilevando la presenza del pacco, mi dovrà, tagliare l'alimentazione del motore, quindi la ruliera si dovrà fermare, poi azionare il pistone B, che dovrà uscire, spingere il pacco lungo questa discesa e poi rientrare. Nel momento in cui il pistone esce, le specifiche di funzionamento vogliono che si accenda una spia a ciclo attivo e che si spenga una volta che il ciclo è terminato. Ora vediamo la simulazione con il PLC, che, come vi avevo già detto, non è nulla di particolarmente semplice. Quindi facciamo il nostro F3. Consiglio di simulare con questa modalità. Cliccando qui ho la modalità passo passo, perché diversamente è molto difficile rendersi conto se funziona o meno. Quindi, ma prima di fare la simulazione passo passo, devo abilitare il funzionamento. Come faccio? Beh, immagino che il KPM di emergenza sia attivato, immagino che nessuno stia premendo lo stop e immagino che ci sia il pacco nella zona di carico in questa maniera. Poi devo anche immaginare, indispensabile, che i pistoni sono dentro in questo momento, tutto a riposo, quindi devo attivare a meno e B meno, cioè i due fine corsa che mi dicono che entrambi i pistoni sono dentro, facendo attenzione che B più e A più siano spenti. Ok, perfetto. Adesso possiamo cominciare a simulare. Quindi clicco qua, qui lascio un ciclo, così il passettino è il più piccolo possibile. Immagino che l'operatore di macchina mi clicchi sul pulsante di start, qui si attiva I1. Vedete che qua non è successo niente perché il software aspetta che io clicchi qui su questa freccina, ecco, ok. Così il segnale si propaga. Quindi mi dà il comando a più. Dobbiamo pensare a due cose: che se mi dà il comando a più, lui sta uscendo. Non è ancora uscito, ma sta uscendo. Ma se sta uscendo, non è più dentro, quindi a meno va spento. Dobbiamo anche immaginare che l'operaio tolga il dito dal pulsante, quindi anche questo va spento. Ok, vedete che si è attivata M1, che è la memoria a lavorazione attiva, che a sua volta, vedete il contatto aperto qui, mi attiva Q6, spia ciclo attivo come da specifiche. A questo punto dobbiamo aspettare che il pistone A, pistone di carico, esca. Chi me lo dice? Me lo dice I7. Clicco. Ok, mi dà il comando a meno. Pistone A torna dentro. Nel momento in cui gli arriva questo comando, lui sta già tornando indietro. Quindi, se sta tornando indietro, il sensore A più non è più attivo, non è più completamente fuori. Ok, quindi dobbiamo disattivarlo. Ok, sta rientrando. Chi mi dice che finalmente il pistone A è rientrato? Me lo dice I6, A minuscolo meno. Ok, a questo punto, rispetto a prima, si è attivata la ruliera. Quindi qui, questa
questa ruliera sta già girando perché il motore che la governa si è messo in funzione, sta andando, il pacco sta andando in questa direzione. A questo punto, quando arriva dall'altra parte, chiamiamola zona di scarico, si attiva la fotocellula cablata sull'ingresso I5. Ok. Che attiva la memoria M2. La memoria M2, adesso io clicco ancora qua per propagare il segnale, fa due cose. Qua mi tiene spenta la ruliera e mi dà il comando B+. Se mi dà il comando B+, vuol dire che in questo momento il pistone non è più dentro, sta già uscendo. Se sta già uscendo, questo lo devo spegnere. Ok. Se sta già uscendo, vuol dire che il pacco non è più davanti alla fotocellula, quindi devo spegnere anche la fotocellula. Quindi sta uscendo. Chi mi dice che è uscito? Me lo dice I9. A questo punto si attiva il comando di rientrare. B devi rientrare. Ok? Se B sta rientrando, io non sono più fuori, non sono più completamente fuori, quindi questo lo devo spegnere. Ok? Non vi preoccupate che questa in questo momento è spenta, perché essendo a doppio effetto, gli è arrivato il comando, lei è andata fuori, anche se qua gli viene a mancare il segnale, lei va fuori lo stesso. Scusate, va dentro lo stesso. Esattamente. Qui abbiamo due pistoni che funzionano in questa maniera, un comando per uscire e un comando per entrare. Ok, quindi in questo momento il pistone B sta rientrando. Quando è rientrato e me lo dice I8, mi dà il comando, mi passa il segnale ad M4. Ok, M4 è la fine del ciclo, quindi lui mi deve spegnere tutto. Proviamo a cliccare ancora per propagare il segnale. Ok, vedete adesso il segnale l'ho propagato completamente, qui si è spento tutto, ma si è spento anche M4. Vedete? Allora, il chiuso di M4 è qua, che mi spegne M1, la memoria lavorazione attiva, che è l'impalcatura su cui tutto poggia. Ok? Quindi M4 è praticamente un boia che deve uccidere tutti, ma poi alla fine deve uccidere anche se stesso, anche lui si deve spegnere. Quindi lui, quando si attiva, spegne in cascata tutto quanto. Ok? E ripeto, è importante, spegne anche se stesso, perché altrimenti, se non spegnesse se stesso, se lui fosse rimanesse acceso, il suo contatto normalmente chiuso rimarrebbe aperto. Quindi io non avrei più la possibilità al secondo ciclo di far funzionare la macchina. Dovrei spegnere il PLC, riaccendere il PLC. Che è una cosa assurda. Ok? Qui abbiamo messo un po' di memorie, ne abbiamo messe un po' tante. Allora, perché si mettono memorie? Il mio collega, il professor Bellettati, ve l'ha già spiegato con la sua materia elettropneumatica. È necessario in certi casi mettere queste memorie, perché altrimenti semplicemente la sequenza non può funzionare. Ok? O perché si va incontro a una sequenza bloccante. Si chiama così proprio perché si blocca la sequenza e non va più avanti, oppure perché io non riesco a creare una catena di eventi. Ok, se io guardiamo qua. Ecco qua. Abbiamo detto che questo pacco può partire quando il pistone A è rientrato. Ok, ma in posizione di riposo lui è già dentro. Se usiamo la condizione A minuscolo meno per far partire questo, lui girerà sempre. Quindi io devo creare una storia. Gli devo dire, allora, prima esci. Quando sei uscito, mi attivi una memoria, la chiamiamo M1. Ok? Quando sei rientrato, quindi M1 attivo e anche A minuscolo meno, allora a quel punto parti, in modo simile per lo scarico. Se vedete il programma, ecco qua, vedete? Comando motore ruliera. Vedete, le condizioni sono due, non basta A meno.
serve anche M1. Quindi M1, sono uscito col pistone, poi cosa accade? Che rientro col pistone. Allora a quel punto la ruliera può funzionare. Ok, in modo analogo poi lo scarico. Poi vi devo spiegare anche perché ho messo questa memoria qua. Cioè quando si attiva la fotocellula, mi si attiva questo M2 con la memoria. Perché se io semplicemente mettessi un aperto qua della fotocellula e un chiuso qua della fotocellula, non funzionerebbe molto correttamente. Allora, nel momento in cui la fotocellula di scarico mi sente il pacco, chiaramente lei commuta, mi ferma la ruliera e mi attiva il B+. Ok? Il problema è che quando il pistone B esce, la fotocellula non lo legge più il pacco, e se non lo legge più, lei si spegne. Spegnendosi si riattiverebbe il comando motore ruliera. Io invece voglio che si spenga e basta. Ok? Poi penso che per il resto abbiamo detto più o meno tutto. La simulazione è complicata. Simulazione è complicata perché se voi non simulate in questa maniera qui, a passettini, passo passo, è un po' un pasticcio. Va bene, per eventuali domande e perplessità sono sempre disponibile.